Buongiorno raga, aspettate, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho accompagnato Christian, sono andati in gita e sono partiti veramente da 5 minuti. Sarebbero dovuti partire anche un po' prima, pure per le 6:50, però i pullman sono arrivati adesso, cioè sono arrivati per le 7 e quindi sono partiti un po' più tardi. Allora, ma fra che ore sono? 7:18, fra 10 minuti o riscendiamo, che vado ad accompagnare sia Vincenzo e Jacopo. E comunque mo Vincenzo oggi uscirà alle 4, Christian tornerà per le 6:30 all'incirca. Comunque, in poche parole, saremo io e Jacopo soli e anche a pranzo. E mo devo vedere pure cosa cucinare per me e per lui, non lo so. E questo è raga, però raga, allora, tornata a casa, mi sono fermata dei cinesi. Oh, mi sono comprato pure questi orecchini, li ho messi già, li ho bagnati con la saliva, li ho disinfettati con la mia saliva. Carini, sono quelle gocce che si portano un po' di moda, carine, però le ho trovate piccoline e le ho pagate 1 euro. Allora, Jacopo mi ha detto che vuole, ho fatto scegliere a lui, ho detto che vuoi per pranzo, tanto siamo solo noi, e tu quella pasta fredda, e tu quella là col mais, e quindi faccio il riso all'insalata, ma me lo metto pure a cuocere. Devo dire la verità, almeno è un cibo che si prepara molto molto velocemente. Comunque dei cinesi ho preso il collottorio. Mi sono allontanata dai cinesi, ho preso il collutorio, poi ho preso, l'ho pagato 1,30 euro, tocca vedere com'è. Poi ho preso gli orecchini, gli evidenziatori, gli orecchini per Christian e Jacopo, ho preso il brillantino e poi raga ho preso questo qua per i pavimenti, il Deo 2. Allora, questa qua è la profumazione talcato, l'ho pagato 3 euro, un botto, però io ho il barattolino di granuli da mettere all'interno dell'aspirapolvere. Raga, gli unici granuli che mi durano 2-3 settimane nell'aspirapolvere, ma il profumo si sente tantissimo, proprio di talco, talco, puro talco. Il profumo si sente che è una meraviglia, ma ve le faccio vedere. Le pagai 4 euro, 4,50 euro, non mi ricordo proprio. Aspettate, ma ve li faccio vedere, ma troppo belle. E questo mo ne ho voluto, ciao baby, ne ho voluto approfittare e ho preso anche quello là che lava a terra, capito? Proprio perché con quell'altro mi sono trovata molto 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 bene. Allora, e le cose, aspetta, le cose che ho preso sono queste qua. Questo è il colluttorio, poi questi sono gli evidenziatori carini, sono vari colori,
Ho preso pure questo qua, è la nuova profumazione per il deodorante, ne avrei 50 Vesuvio. Questo qua è ciliegia e magnolia, chi lo sa com'è. Spero sia buono. Vabbè, gli orecchini qua che si annegliano. E questo qua è quello là per i pavimenti e l'ho pagato 3 euro. Profumazione talcato. Ma vi faccio vedere quello là che già ho. È lo stesso. Cristalli di Deo 2 talcato. Li pagai 4,50 euro, no 4 euro. Ma però ve lo giuro, a parte che vi durano un botto perché è un barattolone, all'interno dell'aspirapolvere ce ne vanno pochi, insomma una manciata, non è che ce ne vanno chissà quanti. Ma il profumo, cioè, vi ripeto, non mi interessa che l'ho pagato 5 euro, però l'ho pagato 5 euro, ma dura tantissimo, cioè, hai capito? Alla fine se vuoi comprare quelle bustine che vendono, ma pare un euro, una cosa del genere, ma il profumo non si sente proprio, 2 giorni, 3 giorni proprio esagerando, ma poi non senti più nulla. Questo, guarda, ci metto la faccia, ve lo giuro, vi dura almeno 2 settimane la profumazione. Aspetta, lo straccio, ah, sto chiamando lo straccio. Vi dura veramente tanto. E quindi mi ho voluto prendere la stessa profumazione, la stessa cosa, però per i pavimenti. Quindi ho detergi, igienizza, lucido e profuma. Io credo che questo qua si senta il profumo, eh? Dopo devo lavare a terra. Non vedo l'ora. Se oggi non volevo lavare, per dire, vabbè, io lavo sempre, però se oggi non volevo lavare, niente, devo lavare. Aspetta, mi voglio fare un attimo un caffè. Sono troppo curiosa. Ah, io cercavo proprio una profumazione. Vi ricordate che la settimana scorsa che scesi apposta qui giù perché stavo lavando a terra, quindi volevo fare una bella lavata, volevo sentire poi se hai il profumo. Lo vediamo con questo oggi. E secondo me, oltre ai pavimenti, se per esempio devi spolverare, ne metti proprio giusto un goccino, secondo me pure è buono, eh? Sì, sì. Vabbè, coffee. E poi vado a iniziare un po' le pulizie e poi laviamo a terra. Eccomi qua, tornata a casa, sono un attimo scesa e sono andata a prendere anche il mais. Ok, come una macaroncina, convinta, vabbè, che ce l'avevo, invece secondo me l'ho utilizzato la scorsa volta per farci sempre l'insalata di riso. Quindi ho preso il mais, questo qua grande l'ho pagato 1,50 euro e dentro ci metto olive, mais e come si chiama, il tonno, però ci metto sia una scatoletta di sgombro e sia il tonno. Raga, quello sgombro e tonno alla fine sono molto, veramente sì, quasi proprio identici come sapore e quindi ci metto queste cose. Vi ripeto, Cristiana non c'è, torna stasera, Vincenzo idem, torna alle 4, pranzetto veloce, infatti ho buttato giusto 300 grammi di riso e basta. A lavare per terra ho lavato, bello, mi è piaciuto, ho utilizzato quello là, il Deo 2, bello, mi piace e vi ripeto, secondo me, marono. Sto sentendo un profumo. Si sente il profumino, eh? Aspettate che io mi levo le scarpe sempre qua davanti. Oh, umere. Mi levo le scarpe sempre qua davanti. E il pavimento è venuto pulito, non macchia, raga, è fantastico, mi piace. Mo l'acqua quella là che ho lavato a terra, sta qua, non l'ho buttata, perché vado a lavarci fuori. Capì? Ce l'avevo fuori al terrazzo, qua al balcone. E basta. Vabbè, allora, mo mi spoglio, mi lavo un attimo le mani. Cioè, mi spoglio, mi lavo la borsa, mi lavo le mani. Mi condisco un attimo l'insalata di riso in modo tale che prende sapore ben bene. E stoppa. Voglio fare tutto quello che voglio in vacanza. Guarda ste maglie, no? Belle, sono belle, ma guarda qua. Belle perché hanno i loghi, ma si bucano. Fa niente, ma la aggiustiamo. Ieri sera ho cucito le maglie di Cristian. Ce le aveva bucate addirittura dietro alla schiena.
costano pure tanto, perché una magliettina di questa mi pare costa sui 10 euro. Ma il cotone fa schifo, è talmente sottile che boh, si straccia. Capi? Comunque andiamo a mangiare, ho fatto pure un po' di maionese, quella là, insomma, fatta in casa. Io la faccio con il latte, poi metto sale e proprio una goccettina di aceto di riso. E poi mi inizio ad aggiungere a filo l'olio quello là di girasoli, e man mano lo dovete aggiungere a filo, non c'è una quantità perché dipende in base al latte che mettete. Quindi ho aggiunto più o meno tanto così di latte e ho aggiunto l'olio benedetto a filo, cioè non l'olio benedetto, l'olio di girasole a filo. E quando diventa densa è pronta, aggiungete un cucchiaino di senape per dargli quel colore giallino ed è pronta. Ma che cosa? La maionese. Ma stasera viene a mangiare mamma a casa e siccome ieri ho fatto la pizza, ho comprato queste due mozzarelle al caseificio, una intera e avanzata. Stasera la taglio, faccio una bella caprese, mamma, e poi faccio le alette di pollo. Devo solo comprare il pane e basta. Ma il piattone di riso non ti è bastato? Sì, però solo che vogliono troppo poco. Lo apri. Aspetta. Madre, è venuto veramente, veramente buono. Aspetta. È venuto veramente buono il riso. Io ci ho aggiunto anche, ve l'ho detto, la mayo. Maionese. Prego. Questa qua dentro. Maionese. Buonissima. E mo quello che fa? Vi siete fatti male, ha detto Jacopo. Quello che faccio? Mo mi vado a tagliare pure la mozzarella per stasera. Me la metto già nel piatto con i pomodori. Almeno mi anticipo qualcosa. E poi vabbè, le alette di pollo le butto in friggitrice. Però ci voglio mettere all'interno. Mo vi faccio vedere questa salsa che ho presi. Taiki, come si chiama? Aspetta, vediamo un po' come si chiama. Salsa teriyaki? Teriyaki. Questa qui, anzi mo la caccio pure perché sennò so già che Deborina si dimentica. E mi voglio prendere i pomodori così me li taglio. Io penso che tre pummarola vadano bene. Ci abbiamo questi pomodori qua e la mozzarella, eccola qua, e l'ho lasciata dentro a un po' di acqua sua. Jacopo nel frattempo sta giocando un pochino. Siamo soletti. Sinia, e prepariamo insieme questa cosa. Dove la metto? La volevo mettere sul tagliere, quello là che gira. Però poi il bello che mi si sgocciola, perché volevo un piatto grande, capito? Ah, c'ho questo, c'è il vassoio. Eccolo qua. C'ho il vassoio. E quindi mo ci tagliamo la mozzarella. Il pomodoro sarebbero perfetti quelli là rotondi, però purtroppo non ce l'ho, c'ho questi qua lunghi. Opelè. 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 Si scivola, attento, quanto mi piace quando si scivola. Senti, allora io li taglierei di lungo. Io li taglierei di lungo perché sono rotondi, invece di lungo sono più lunghi, capito? Ciao, io sono qui, ciao. Guarda che mozzarellona, e quando è la mia faccia, e io non ho una faccia piccolina, eh? Dopo un bel po' di basilico fresco, quello là che ha piantato Giuseppe, e via. Mo faccio una cosa, visto che queste sono grandi, le taglio a metà? No, vabbè, le lascio lunghe, fammi vedere. Sì, va bene, le lascio così lunghe, eh. Thank you.
guarda che bei colori. Stasera vado a mettere sale ed olio ed è pronta. Mo la chiudo un attimo con la pellicola ed è pronta, insomma. Mo io vedo qua se si sono scongelate un po', le metto nella ciotola qui con la marinatura, le lascio marinare un po' e poi dopo stasera le butto in forno. E qui ho scongelato questo tiramisù che feci non so quanto tempo fa con le fette biscottate, quindi ne ho approfittato, l'ho scongelato, sono giusto 6 fettine, 3 di qua e 3 di qua, e stasera almeno lo mangiamo e lo togliamo da mezzo. Mi piacciono troppo assai. Oh, sono carini. Questo poi è bello succoso. Nonnitalia, vieni Nonnitalia, Nonnitalia, vedi un po' Nonnitalia, ciao Nonnitalia, ma non è da quanto tempo che non la vede? Adesso, allora che sciuto pazzo cane, allora, sei emozionato, guarda. Guarda, ma sei emozionata, perché ora dove era la parecchia? Allora, le lette sono pronte, la caprese pure. È scritto. E questa è una schiacciatina, subito, ma vediamo, Rodalia. Andiamo, ciao. Ciao, non se ne va. Vuoi venire? Vuoi venire? Vai, portala. E saluta il bambino, digli ciao. Sì, ciao. Meno cacche, meno ciao pipì. Ciao a tutti quanti. Ciao. Ciao. Andiamo, eh. Andiamo in ginna, nonno, vieni. Che se ne vanno? Andiamo.
Siamo geni, su, andiamo. Andiamo. E certo andiamo, che se ne va. E come no, io sta pronta. Comunque per la gioia di molti ho rimesso questo vestito. Però questo qua per il momento non l'ho mai messo per uscire. Vedremo se metterlo. Vedremo. A mamma neanche è piaciuto. Dice che questo vestito non gli piace. E comunque, vabbè, a me piace, è carino. A parte questo, sono le 10:10. Giuseppe è andato lui a prendere Christian e ancora erano all'altezza di Napoli, quindi ancora un'altra mezz'oretta ci voleva più o meno. Però poi non sai neanche se il pullman accelera un po'. Pio! 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 Aspettate, io lo voglio un attimo chiamare per fargli mettere l'orecchino, se no mi dimentico. Ha voglia di chiamarla Jacopo, quello è andato con Giuseppe. È la stanchezza, eh? È la stanchezza. Io poi ho pure gridato 3 ore, Jacopo, Jacopo. Che babbasona che sono. Quello è andato con Giuseppe. E, che vi volevo dire? Aspettate un attimo, non mi ricordo. Vabbè, comunque a Giuseppe l'ho mandato lui a prendere Christian. Perché sinceramente sto stanca. Ho fatto un sali e scendi oggi, qualcosa proprio di meraviglioso. E quindi figuratevi che Giuseppe non voleva neanche andare. Oggi pomeriggio che gliel'ho detto. Che ho detto, Giuseppe, stasera a Cristiano lo vai a prendere tu. Giuseppe, io sto stanca, ok? Ho fatto sali e scendi da stamattina e mi sento veramente stanchissima. E così è andato. Sto a posto. Fatemi mettere un attimo il pigiama. Come potrete notare dalla posizione, io sono sul trono e ho la mia spettatrice che guarda me che sto sul trono. Allora, che di fa? Villa! Dammi la zampetta che me la mangio. Dammi la zampetta. Dammi la zampa che me la mangio. Andiamo, Nella. Andiamo, vieni, dai, su. Ninna, ninna. Ninna, nanna, oh, bebè, ya. E mo che fai? Te ne vai? Sta dietro la porta, vabbè, non si vede. Aspetta. Eccola là. Vieni! Dai. Sono arrivati, mi è arrivato un messaggio angry, sono arrivati, fortunatamente tutto bene, stamattina ci hanno messo 5 ore per arrivare, sono partiti da qua alle 7:30, sono arrivati quasi a mezzogiorno là, diciamo 5 ore, 4 ore, 4 ore e mezza, ora ci hanno messo un po' di meno, sono partiti alle 6, sono arrivati alle 10, 4 ore, e comunque era tutto bene, sono sicura che si sono divertiti. E oh, è mia, niente, mi ha guardato ma mi ha mollato. Nel frattempo qui con me, mentre che non viene il papi, c'è il Vinci. Ci abbiamo il Vincenzo. Oh madonna, oh, bello così, così sulla coscia, sulla coscia. Oh, lì. No, a parte scherziamo.